Sono stanco morto, Carla. Seguirò il consiglio di Bogart e dormirò un po'. Non credo che riuscirò a dormire. Andrò a fare un giro. Ti raggiungerò più tardi. Una vecchia radio. Se riuscissi a farla funzionare, forse potrei ascoltare le ultime notizie. Sembra in buono stato. Mi servono solo le batterie e un'antenna. Torce elettriche. Toglierò le batterie per far funzionare la radio. Come sta la bambina? Si è addormentata. È esausta. Ho fatto ciò che ho potuto, ma le serve subito una sorgente di croma. Un filo di ferro. Fungerà da antenna per la radio. Ci siamo. Dovrebbe funzionare. Due terzi del paese si è svegliato senza corrente elettrica questa mattina. I cittadini stanno ricavando legna da ardere ovunque riescano a trovarla nel tentativo di riscaldarsi. In pochi giorni il pianeta ritornerà all'età della pietra. Solo alcune città possono ancora contare su. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza di livello 1. L'esercito è stato dislocato in tutto il paese per evitare episodi di sciacallaggio e per proteggere coloro che non possono rimanere nelle loro case a causa del freddo. Centinaia di migliaia di uomini sono stati assegnati ai servizi di emergenza per poter... Tutti gli oceani del pianeta sono ora quasi completamente congelati. L'oceano Atlantico si sta solidificando, mentre nel Pacifico solo poche centinaia di chilometri non sono ancora state coperte dal ghiaccio. Se la temperatura continua a scendere, è probabile che... Credetemi quando dico che quest'ondata di freddo è la punizione divina per tutti i peccati! Dio non sopporta più la nostra mancanza di fede, la malignità delle nostre azioni, per cui spazzerà via dal mondo gli indegni e verrà l'alba di una nuova era, proprio come con il diluvio di Noè! Non temete, fratelli, perché la volontà di Dio è possente ed egli sa esattamente cosa fare quando... L'Apocalisse. Il futuro del mondo sarà deciso per sempre domani a Wishit.
Non dormi ancora? No, non riesco a rilassarmi. È difficile credere che tutto finirà domani, vero? I campi, le foreste, le città. Tutto sarà coperto di ghiaccio. E cosa ci succederà? Sarà come se non fossimo mai esistiti. Come se nulla di importante fosse mai accaduto. Hai paura di morire? No, non più. Se domani moriremo entrambi, voglio che tu sappia una cosa. Mi dispiace che non ci siamo conosciuti in circostanze migliori. Forse, se le cose fossero andate diversamente... Congelate. Le tue labbra sono come ghiaccio. Ti amo, Lucas. Sapeva che l'hangar sarebbe andato a fuoco, John, ne sono certa. Ma non è stato lui ad appiccare l'incendio. Ascolta, Mary, questo non è possibile. E tu lo sai. Nessuno può vedere gli eventi prima che accadano. Quel manufatto ha emesso una sorta di radiazione di cui non conosciamo ancora la natura. Forse ha mutato qualcosa in Lucas. Ma cosa stai dicendo, Mary? Abbiamo analizzato chiunque si fosse avvicinato a quella cosa e i risultati sono stati tutti nella norma. Non capisci? Se fosse stato il manufatto, saremmo stati tutti colpiti dalle radiazioni e avremmo quei poteri. C'è una differenza, John. Ero incinta di Lucas quando sono andata lì per la prima volta. Lucas è stato colpito dalle radiazioni del manufatto quando era ancora in grembo. Tutto questo è ridicolo, Mary. Ho sentito troppo. Io faccio una passeggiata, tu calmati. Lucas, cosa ci fai? Lucas!